Asfalto umidiccio a dir poco, ma ben trovati ragazzi in questo nuovo motovlog che viene registrato dopo la cessazione della zona gialla qui in Puglia. Anzi, scusate, della zona arancione qui in Puglia. Infatti è da qualche giorno che anche noi pugliesi, mangiatori di taralli e olive, possiamo abbandonare il nostro comune e recarci in un altro, perché gli esperti hanno deciso che non facciamo male a nessuno. Mentre prima eravamo delle armi biologiche, evidentemente, ma ora non lo siamo più, quindi detto questo possiamo muoverci. Questo è un giro molto improvvisato, tant'è che per essere proprio coerente ho indossato i guanti in pelle, la giacca in pelle, ma il traforato sulle gambe e addirittura le scarpe da inese. Comunque, se non volete abbinarle così, vi consiglio di abbinarle in modo più giusto queste protezioni, ma trovate in ogni caso tutti i link in descrizione. Il giro che ho previsto in questa solitaria improvvisata prevede l'arrivo ad Altamura. La 09 è rimasta quasi totalmente inattiva per un mese, dico quasi perché comunque un po' l'ho utilizzata, certo non per grandi tratte, e soprattutto in questo mese mi sono accorto di quanto bisogna stare attenti con una moto con 105, 15, neanche me li ricordo, cavalli, con strade che magari non sono più come erano in estate, quindi sempre pulite, sempre asciutte. Bisogna dosare il gas, tant'è che mi rivedete come durante il rodaggio, cioè in mappa B con il TCS a 2, almeno per queste prime curve umide direi che ci sta. E poi comunque, appunto, mettendo il piede a terra, l'asfalto si sente veramente che è tanto umido. Vi anticipo anche che appena le cose saranno un po' più chiare e soprattutto non appena anche il tempo ci darà una mano, voglio realizzare una nuova serie dedicata alla scoperta della Puglia, ma non tanto delle cose che sanno tutti, bensì di piccoli luoghi sconosciuti ma tendenzialmente tutti da esplorare. E dico esplorare perché l'idea è proprio quella di andare a trovare dei luoghi abbandonati o comunque molto remoti per guardarmeli io e portarveli anche sul canale. Ho già due possibili mete tra cui scegliere, però diciamo che appunto è anche prevista una parte di sterrato che con la 09 insomma, ma che soprattutto con le piogge non gliela faccio, non la riempio di fango, mi dispiace. Questo d'altronde è anche proprio il momento per perfetto secondo me per fare mototurismo, perché appunto magari per ovvie ragioni il ritmo che si riesce a mantenere in questa stagione non è quello estivo. Un'altra cosa che accadrà adesso che le situazioni si chiariranno sarà applicare finalmente quelle modifiche alla 09 di cui avevo parlato, modifiche funzionali ma anche prettamente estetiche, di cui però non vi anticipo altro. Non sono grandi cose perché lo sapete che la 09 a me piace così com'è, e in particolare piace così com'è la SP, se no non l'avrei scelta con questa livrea esclusiva. Ma adesso devi di goderci il motogiro, magari un po' più avanti quando avremo superato questa zona che non è granché. Anzi, vi dirò la verità, qui primo giro con la 09 ufficiale era pieno d'acqua. Io passo delicatamente su una pozzanghera, arriva un altro in senso opposto e mi inonda la moto, ed è così che dopo un giorno la mia MT-09 SP era già tutta sporca. Tuttavia, a giudicare dal fatto che il sole è già quasi tramontato, mi sa che devo cambiare programma, perché raggiungere Altamura è un po' difficile, soprattutto alle andature che sto osservando, cioè quelle di nonno e Euclide da Siracusa, di 94 anni. Dato questo presupposto, direi che quasi quasi, manco a farlo apposta, ma ci avevo pensato, potrebbe essere bello fare esattamente come dopo il primo lockdown, cioè tornare nel luogo dell'ultimo giro, anche se in questo caso appunto risale solo ad un mese fa. È Castel del Monte, dove vabbè vi ho portato tantissime volte, ma solo anche perché è la meta più vicina, considerato il freddo eccetera. Vabbè, non mi devo giustificare perché questo caviale bla 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 bla. Vabbè, l'entusiasmo di essere nuovamente alla guida lo percepite, giusto? Anche solo per il fatto appunto di essere Castel del Monte, la meta motociclistica più vicina a me. Ho fatto tra l'altro una tremenda fesseria a non portare con me i nuovi guanti riscaldati che ho acquistato di recente. Guanti cinesissimi, intendiamoci, cinesissimi, ma che sembrano fare il loro. Ve li lascio quindi in descrizione, poi magari li vedrete sul canale più avanti. Ma con i miei soliti dainese effettivamente c'ho un po' freddino e sto rimpiangendo di non aver messo quelli. E allora castello sia! Guarda questo! Ha dato fastidio a tutti il nonno! Bravo! Bravo nonno! Asfalto bagnato, insomma è veramente ragazzi il momento peggiore per uscire in moto. E dai pure tu saponaro officine, mi annerisci la MT.
Mi si sta gelando il cervello? Comunque ragazzi, è proprio vero, se non funzionano le mani, se le mani sono fredde, non guidate bene la moto. Ecco perché ho scelto di prendere quei guanti. Mamma mia, se qua tramonta è la fine. E stiamo andando veramente ancora ad andatura nonno. Non si vede una segale. Il bello è che voi vedrete invece, tranquillamente. Grazie all'antiriflesso della GoPro dovreste vedere sicuramente meglio di me. La Murgia, come vedete, è tornata verdina. Asfalto ancora umido. Costa del Monte, arrivo, si accendono le luci. Questa cosa non mi mette molta tranquillità, dal momento che vuol dire che sta tramontando. Col flauto che ci fermiamo a Castel del Monte. Oggi fa troppo freddo, anche se una parte di me vorrebbe fermarsi un attimo per scaldare la mano almeno, usando un life hack, cioè quello di mettere le mani vicino allo scarico. Quasi quasi. Beh, andiamo a dare un'occhiata, dovesse esserci qualche collega. Come l'ultima volta. C'ho la testa fredda. La testa. No, non ci sono colleghi, quindi ce ne andiamo subito. Non c'è nessuno qua. Ah, ci sono delle moto. C'è una 07 tra l'altro. Ah, che giornata tranquilla. Ed eccolo qua, Castel del Monte. Tutto il suo splendore con questo tramonto nuvoloso. Sì, sempre quello è il termine giusto. Facciamo un life hack prima di ripartire. Cioè, mettiamo la chiave qua. A 09 poteva anche stare spenta. E ci scaldiamo le mani. Noi ne approfittiamo per fare questo. Ho talmente freddo che posso toccare il motore. All right, bene. Che meraviglia la Murgia, e quello è il Gargano. Aria limpidissima, si vedono addirittura le luci di Monte Sant'Angelo. Ma stiamo scherzando? Che meraviglia ragazzi, godetevi il panorama della Murgia e tutto il suo splendore. Stupendo. Dai che i bei giorni torneranno, le belle giornate, il sole invernale sarà il migliore, quello che ti scalderà la pelle e ti permetterà di andare in moto più a lungo. Dov'è la funzione di riscaldamento? Ah, eccola qua. Telaio bello caldo, quanto te voglio bene. Obiettivo, tornare a casa prima delle tenebre. Va bene ragazzi, questo video finisce qui. Spero vi sia piaciuto, anche se non c'era molto da dirvi, se non che finalmente posso tornare ad andare in moto. E non ve l'avevo ancora detto, ma come vedete il braccio è tornato a posto, per fortuna. Ne approfitto sul tema per mandare anche un grosso saluto all'amico Toto Rider, che in questi giorni, almeno rispetto a quando sto registrando, ha fatto una brutta caduta in moto e si è fatto malino. Gli auguro quindi un'ottima ripresa e spero di poterlo ospitare presto nelle mie zone o raggiungerlo nelle sue. Abbiamo anche l'incidente drammatico frontale. No, non so, forse si era solo spento il camion, dai, meglio così. Ma per ora è tutto, noi ragazzi ci rivediamo presto in un prossimo video. Ciao.